La Global Money Week è un'iniziativa promossa dall'OCSE e dedicata ai giovani fin dall'età prescolare per sensibilizzarli sull'importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità. Al centro di questa edizione il tema "Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro", che vuole sottolineare il collegamento tra la pianificazione delle finanze e il proprio futuro, anche in relazione ai temi della sostenibilità ambientale. L'edizione 2023 si terrà dal 20 al 26 marzo e sarà coordinata per l'Italia dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. La manifestazione è aperta a organizzazioni, scuole, università, aziende e associazioni che desiderano promuovere iniziative ed eventi gratuiti sui temi dell'educazione finanziaria rivolti ai giovani. Due amici che tornano a parlarci di economia, Maurizio Poli e Giusi Biondello, bentornati. Quando si parla di economia, di Global Money Week, naturalmente dovete esserci qui voi e non mancare la pelle. Spieghiamo innanzitutto cos'è la Global Money Week. L'avete spiegato benissimo voi col piccolo clip. È dal 2012 172 paesi, 50 milioni di ragazzi coinvolti. In Italia il Comitato per l'Educazione Finanziaria presso la Banca d'Italia che porta avanti questa iniziativa. Noi come educatori finanziari ringraziamo Cremona 1 e anche Mondo Padano che ci sostengono nella divulgazione di queste iniziative per la consapevolezza nell'uso del denaro fin da giovani. Anche perché si è consapevoli dell'uso del denaro più si struttura la persona, perché il denaro dice ma non mi interessa, ma il denaro è importante. Il denaro è importante. Come è cambiato? Io ho una curiosità. Io il senso del denaro l'ho avuto quando ho fatto il mio primo lavoretto esterno, nel senso che io avevo la passione per, quando ero piccolo, sono un po' strano, delle cravatte. Dopo, quando ho visto che per comprarmi la cravatta dovevo lavorare due weekend perché mi piacevano solo quelli che costavano 200.000 lire, allora ho detto fermo un attimo. Cioè si impara da piccoli? Beh Giusy, vedi, ha già detto una cosa importante lui, ha detto una cosa importante, vero? Sì, assolutamente, certamente si impara da piccoli perché fa parte delle buone regole che ci trasmettono i nostri genitori e il contesto familiare. Chiaramente poi dopo in realtà le valutazioni e le decisioni di vita cambiano, fa parte del nostro ciclo di vita, del nostro ciclo di crescita, perché all'inizio chiaramente magari come i primi lavoretti si hanno delle disponibilità più limitate, ma anche lì in quell'ambito è importante acquisire un metodo di organizzazione del denaro. È chiaro che poche risorse ti permettono di fare anche scelte limitate, ma è l'approccio che devi avere già dai primi momenti in cui una persona riesce a guadagnare. Ecco, visto che però appunto l'iniziativa è promossa dall'OCSE è dedicata appunto ai giovani fin dall'età prescolare, quindi cioè, come si insegna questa cosa di poi saper gestire delle finanze? Beh, magari qualche piccola cosa che si può iniziare a fare magari con i nostri figli. Sicuramente il concetto che ha anticipato nel fare appunto un passo nel passato, nel ricordo del dire i primi guadagni li collegavo alla mia prima cravatta, sicuramente comunicare che il denaro è utile per raggiungere i nostri obiettivi, ovviamente per i bambini può essere un obiettivo ludico, per i più grandi o gli adolescenti altra tipologia di obiettivi, è sicuramente molto utile perché si trasmette quella che è la funzione del denaro, non come legame alla materialità del valore, ma come mezzo per raggiungere i nostri obiettivi, che esatto, possono essere obiettivi di crescita professionale, di crescita di istruzione, di fare una determinata esperienza lavorativa piuttosto che un'esperienza all'estero. Cioè chiaramente il primo concetto che noi trasmettiamo, che il denaro ci permette di raggiungere un obiettivo, è il fondamento anche per la pianificazione futura. Infatti semina il tuo futuro e gestisci il denaro. E gestisci il tuo denaro, questo è lo slogan. Gestisci il denaro e semina il tuo futuro. In un momento economico come questo, dove ci sono i tassi delle banche europee e americane che salgono per bloccare un'inflazione, che ricordo è un fenomeno che noi degli anni 80 ci ricordiamo benissimo, però per le nuove generazioni l'inflazione negli ultimi 10 anni è un fenomeno che non c'è mai stato, anzi si parlava di deflazione, e tra l'altro dove siamo specialmente in questi ultimi giorni, in quest'ultima settimana, con degli istituti bancari, prima americani, poi svizzeri, che hanno creato comunque
degli scossoni, quindi è anche un momento un po' complicato perché c'è sempre la paura poi magari per fare determinati investimenti. Diciamo che rispetto al passato la parola volatilità fa parte della nostra quotidianità, cioè dobbiamo abituarci a questa incertezza del nostro contesto di vita. Eravamo abituati anche bene, eravamo figli dei BTP e quindi diciamo noi tecnicamente quando ricordiamo i tempi del BTP che pagava le cedole del 13-14% dicevamo che eravamo abituati ai pasti gratis. Ecco, oggi abbiamo imparato che non esistono più queste situazioni. In realtà la conoscenza finanziaria ci dice che non sono mai esistite neanche allora, perché non veniva percepito quello che era il rischio. L'anno scorso soprattutto abbiamo visto che c'è stato un momento molto critico, soprattutto per gli strumenti bond, quindi titoli di Stato piuttosto che obbligazioni, proprio per effetto delle politiche di innalzamento dei tassi. E questo ha procurato molta volatilità in quel tipo di investimento. Ecco, questo è importante imparare, che anche negli strumenti, quelli che tecnicamente vengono definiti più prudenti, un rischio c'è e bisogna essere consapevoli. Ecco, l'educazione finanziaria e la consapevolezza fa sì che non lo sappiamo. Questo, bisogna essere consapevoli, bisogna imparare, bisogna leggere tutto quando si fa, e come dici giustamente, quando si fanno comunque degli investimenti, piccolo o grande in base all'investimento che si fa, però logicamente se si fa un investimento dove il rischio è molto elevato, poi non ci si può lamentare se si perde tutto quanto. Certamente. Perché il guadagno è direttamente proporzionale a quello che è, molto spesso a quello che diciamo è che il rischio. Noi a volte non siamo consapevoli neanche delle decisioni che assumiamo del rischio correlato. Esatto. Quando noi ci indebitiamo per comprarci la macchina o per acquistare casa, implicitamente ci assumiamo un rischio, ma psicologicamente non lo percepiamo così pesantemente. E questo è importante, sia nell'ambito dell'indebitamento che dell'investimento. Ricordiamo fino al 26 marzo la Global Money Week. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Maurizio Poli, è sempre un piacere. Grazie mille. Grazie dell'ospitalità. Voi.